Sia lodato Gesù Cristo. Cominciamo quindi la seconda settimana di Quaresima accompagnati da Santa Teresa di Gesù. Prima di tutto, però, prima di cominciare il tema vero e proprio della settimana, una breve considerazione, un annuncio. Quello che vi racconto io in questi video, in questi audio e video, può essere a causa del tempo solo un riassunto, uno spunto preso dal testo più lungo che poi potete però leggere cliccando sul link più sotto per ricevere il file PDF con la meditazione estesa e con i testi per ogni giorno. Ecco, il Vangelo di questa settimana ci racconta la trasfigurazione del Signore, un avvenimento molto noto. Gesù prende pochi discepoli, li porta sul monte Tabor e lì viene mostrato nella sua divinità, in modo molto sensibile anche, diventa bianco, trasfigurato. Sembra la pubblicità di un sapone per biancheria, più bianco che c'è. Ecco, è un'esperienza spirituale fortissima per i discepoli che lo seguono. Un conforto e un incoraggiamento per la via che seguirà. Infatti tutti sono in viaggio verso Gerusalemme, quindi verso la passione, verso la morte di Gesù. E anche noi abbiamo sempre bisogno di un incoraggiamento ogni tanto per andare avanti sul nostro cammino cristiano, sul nostro cammino di uomini e donne che sono confrontati con diverse difficoltà. Che piacere però, e questo ve lo consiglio proprio di godervelo, piacere di poter meditare un po' questa storia, questo avvenimento così luminoso, così forte. Chissà cosa si sono detti Gesù, Mosè, Elia, là sul monte Tabor, e cosa avranno provato i discepoli. Tentiamo però, come dice anche Gesù, di non fare l'errore di Pietro, che è molto comprensibile, ma che comunque è un errore, il voler conservare questa esperienza, il voler costruire delle capanne, ecco, dei tabernacoli, diciamo, in cui conservare Gesù trasfigurato. Gesù dirà, non è questo quello che voglio. Un'esperienza tale, e forse nella nostra vita abbiamo fatto anche noi qualche piccola esperienza della presenza di Gesù, o della sua luce, della sua gloria. Ebbene, tutte queste esperienze ci sono date, anche questa grandissima della trasfigurazione, per aiutarci ad andare avanti. Gesù ci vuole però come discepoli, che lo seguono, che quindi restano in cammino, non che si fermano magari appunto accanto a una capanna in cui pensano di aver cementificato, diciamo così, un'esperienza buona, una grazia. Alle volte siamo più interessati ai frutti delle grazie, agli aspetti positivi, nei sentimenti, nelle sensazioni, che alla grazia stessa. Ma la grazia rimane sempre qualcosa che ci muove, che ci mette in movimento. In effetti anche qui la parola di Dio Padre, che dice questo è il mio figlio diletto, dovete ascoltare lui, ci ricorda un po' anche il battesimo di Gesù. Qui però è rivolto ai discepoli e sembra ricordarci che noi in genere non vediamo la gloria di Dio. Ecco, non sta di fronte ai nostri occhi, ma possiamo ascoltare, cioè ascoltare la sua parola, la Bibbia, la tradizione della Chiesa, l'esperienza di una santa che l'ha sperimentato e quindi trarre profitto dall'ascolto, dalla fede che si basa sull'ascolto. A questo fa riferimento in modo indiretto, forse a questa grandezza, a questa bellezza, Santa Teresa d'Avila, proprio all'inizio del suo libro sulle mansioni, sul castello interiore. Infatti lei descrive subito nelle prime mansioni, anzi nell'introduzione, una reggia, un castello bellissimo, splendente, si spreca in elogi. E questa
piena di luce anche, no? Vediamo il parallelo con la trasfigurazione, non è altro che la nostra anima. Figuratevi un po', l'anima di ogni uomo, voluta da Dio, creata da Lui, e in cui abita Dio stesso. Non può essere altro che bellissima, splendente, grande, vasta. Torneremo su questo punto più tardi. La dignità dell'essere umano creato da Dio e abitato da Gesù. Anche se noi poi la reggia la possiamo sporcare con i nostri peccati, la reggia in sé è fatta di diamante, bellissima. Questa è la lucentezza della dignità dell'uomo. Ed è anche la dignità di qualcosa di vasto. Questo è un altro punto importante per Teresa. Non è mai piccolo, ristretto, mediocre, ma vasto, grandissimo. Ci si può quasi perdere al nostro interno. Bene. Vedete che le prime due domeniche della Quaresima ci danno due ali, diciamo, per attraversare la Quaresima, per aggiungere alla Pasqua. La prima, le tentazioni di Gesù, è più, insomma, ascetica, no? Quello che dobbiamo combattere, le tentazioni del peccato. E la seconda ala, quella di oggi, è più mistica, contemplare la bellezza di Gesù, la divinità di Gesù, ma per Teresa vuol dire anche contemplare la divinità, sono parole che usa, e la bellezza dell'anima umana fatta da Gesù e che è abitata da Lui stesso. Vi auguro quindi di poter avere il tempo in questa settimana di contemplare, di meditare su questi testi del Vangelo e di Santa Teresa che trovate nel nostro documento allegato a questa mail. Vi auguro una Quaresima piena di grazia.